A quanto in oggetto appunto lo sversamento Marocco come lo Stato. Cioè, di questo peraltro aveva dato notizia anche i giornali, era uscito, eccetera, insomma c'era stato intervenuta la protezione civile. Merito a quanto in oggetto si informa che la Polizia Provinciale col comando territoriale Paolo è intervenuta in data 17-11-2011 a seguito di una segnalazione pervenuta nella tarda mattinata alla centrale operativa. Dagli accertamenti espletati è risultato quanto segue. La presenza di una chiazza di circa 5 metri di sostanza oleosa di idrocarburi sul cavo Marocco, in comune San Giuliano Milanese, tra la Cascina Rancate e la Cascina Castelletto. La chiazza era situata in prossimità di un manufatto che limitava l'afflusso a valle della sostanza oleosa. Verificata la situazione del corso d'acqua, a monte del punto in cui era notata la chiazza, si constatava che l'inquinamento partiva dal punto in cui era stato segnalato. Non è stato possibile rintracciare un responsabile dell'inquinamento che, considerata la quantità limitata, dovrebbe essere causato dallo sversamento di una singola tanica di olio esausto, presumibilmente proveniente da un cambio di olio motore. Non c'è stata moria di fauna ittica e i danni sono pressoché nulli, in quanto lo sversamento è rimasto localizzato e l'intervento è stato tempestivo. Le operazioni di bonifica effettuate dalla ditta Aboneco sono iniziate nel primo pomeriggio del giorno 17 novembre con il posizionamento delle panne assorbenti. La bonifica è stata poi ultimata nei giorni successivi con la rimozione della vegetazione ripale contaminata dagli idrocarburi. Ecco, permettetemi di dire, anche rispetto a quell'implementazione che dicevo prima del sistema radio e della centrale operativa, che da qualche settimana si è iniziato col settore ambiente, con la polizia provinciale, con la protezione civile, anche con le strade, diciamo, una concezione di nucleo operativo di emergenza trasversale rispetto alla provincia, con tecnici e personale di tutti i settori, perché poi molto spesso quando c'è un'allerta come questa viene chiamata magari la protezione civile, ma c'è bisogno anche di tecnici di altri settori che siano pronti a intervenire quando c'è l'esondazione di un fiume, il discorso delle chiuse e quant'altro. Ecco, non sarà una cosa immediata, ma stiamo lavorando anche in questo senso, proprio perché gli interventi della provincia siano comunque più razionali e più efficienti rispetto all'emergenza. Tutto è bene quel che finisce bene. Siamo felici di aver avuto un riscontro positivo su tutti i quesiti che venivano posti ed essere stati tranquillizzati sotto tutti i punti di vista, nel senso non ci sono danni perché l'intervento è stato immediato e risolutivo. La bonifica è avvenuta praticamente il giorno 17 novembre, quindi quasi subito. Quindi per fortuna non ci sono danni all'ambiente. Ogni tanto qualche buona notizia fa piacere riceverla, insomma. Grazie e siamo soddisfatti della risposta. Grazie.